Bentrovati in City Economy. Oggi siamo di nuovo a Treviso. Andiamo a collegarci con Francesco Fratta. Siamo a Treviso per seguire la convention di legge3.it e per l'occasione abbiamo ascoltato il racconto delle persone colpite dal sovraindebitamento ma che sono riuscite a ritrovare la luce in fondo al tunnel grazie alla Legge 3 del 2012. Andiamo a sentire le loro storie. Gianluca, grazie per essere qui a raccontare la tua storia. Tu, come tante testimonianze, tante storie, tanti racconti che abbiamo sentito, avevi un'azienda che poi è andata in crisi nel, nel 2008. Sì, mh, era un'azienda di famiglia portata avanti per tanti anni da mio padre, un'azienda artigianale. E poi nel 2000 abbiamo pensato un po' di trasformarla oltre... Eh, è un'azienda artigianale e anche un'azienda di commercio. Eh, si trattava di autocarrozzerie, autoficine, dunque l'abbiamo portata anche al commercio degli autoveicoli. Chiaramente, eh, nei primi anni 2000, eh, tutto andava bene, fino al 2008. Di conseguenza, eh, un po' per eh, inesperienza, in questo caso mh, mi sento di dire perché. Eh, praticamente se eh, fossimo stati degli imprenditori navigati chiaramente eh, avremmo percepito un attimino questa crisi quindi ci sono state secondo te delle scelte sbagliate anche da parte vostra di un po' di inesperienza perché praticamente eh, con questa crisi arrivata dall'oggi al domani eh, o oggi, oggi a posteriori un imprenditore chiaramente dovrebbe prendere dei provvedimenti con tagli, ridurre eh, tutto l'indotto che si era creato. Eh, questo non è stato fatto, Se abbiamo tenuto duro per un anno e chiaramente eh, solo con le spese e non eh, entrate chiaramente siamo andati a fondo. Questo, questa situazione, questo che è successo, come ha cambiato eh, la vita dentro casa e anche la vita insomma, di te, tuo fratello e gli altri della famiglia? Considerando che mh, eravamo una famiglia composta da sei persone, eh, mio padre ha sempre lavorato e eh, ha portato avanti la famiglia dignitosamente, eh, chiaramente è stato un un colpo perché praticamente poi noi eravamo esposti, esposti con le banche, esposti con tutto, con le garanzie eh, di mio padre, di tutti gli immobili che avevamo, chiaramente eh, puoi capire, ti sei sentito in colpa anche nei confronti di, di tuo padre che aveva cominciato la, Ol an la porta, an no? Ancora oggi mi sento in colpa perché poi, eh, come ho spiegato in altre occasioni, la nostra azienda è stata chiusa e chiaramente da lì è stato un declino. I miei genitori sono separati, abbiamo perso tutte le abitazioni che erano di proprietà, i miei genitori in casa d'affitto, puoi capire. Ti sei sentito poi abbandonato dallo Stato in questa situazione, lasciato solo da, dalle istituzioni? Abbandonato dallo Stato, più che altro perseguitato dallo Stato. Eh, perché lo Stato, visto che c'è stata una legge eh, che è stata emanata nel 2012, io ne ho potuto soffrire nel 2021 chiaramente. Eh, eh, non perché oh, non mi informo tutti i giorni, non perché eh, non sappia cosa stia succedendo nel nostro paese, ma perché questa legge purtroppo è stata tenuta nascosta altrimenti la situazione familiare oggigiorno sarebbe stata sicuramente diversa. E anche ancora oggi stiamo sentendo le, le conseguenze ancora appunto della crisi del 2008 quando è cominciato tutto. Esatto. E come è cambiata la tua vita dopo la sentenza e la vita a casa soprattutto? Oggi che ho potuto soffrire di questa legge eh, chiaramente io personalmente mi sono sdebitato e ho potuto usufruire di questa legge, oggi mi sento tranquillo, ma come abbiamo detto prima mi sento ancora in colpa eh, verso la mia famiglia, diciamo, i miei genitori. Da oggi in poi sicuramente lavorerò per eh, portare a conoscenza degli altri. Mh, questa legge eh, dove alla fine ti darà uno spiraglio di luce come l'ha data a me, e chiaramente eh, verso la mia famiglia. Per andare a concludere speriamo un giorno ancora meglio di come si è conclusa per me. E anche oggi siamo giunti al termine di questa interessante puntata. Ma voi continuate a seguirci. City Economy, la soluzione che vi guida e vi sostiene.